Nel quartiere di Tombaccia a Fano torna la 13ª edizione della Festa del Fritto, la manifestazione più gustosa della città organizzata dall'associazione Quella dal Fiume. Dalla carne al pesce, dalle verdure fino ai dolci, il fritto farà da padrone dal 5 al 7 luglio i giardini della frazione fanese, che si animeranno di stand gastronomici, musica con le tre orchestre che si esibiranno sul palco centrale, area DJ per giovani, poi mercatini e spazi per i più piccoli. L'ingresso è gratuito e l'apertura degli stand è prevista per le ore 19. Allora, siamo giunti alla 13ª edizione della Festa del Fritto. Il programma solitamente è quello standard, perché abbiamo visto che nelle precedenti edizioni comunque ha funzionato. Il venerdì abbiamo come orchestra Gusto e Lidia, il sabato invece abbiamo Ioselito e la domenica abbiamo la tradizione. Poi chiaramente a supporto della manifestazione, delle orchestre e quant'altro, ci saranno il discorso culinario per il fritto, che effettivamente è molto apprezzato, per cui è la punta di diamante della manifestazione. Nel palco secondario praticamente ci sono due DJ che faranno un po' di musica moderna, un po' di musica dance, e che allieteranno perlomeno i giovani. Cerchiamo di differenziare la manifestazione anche dal punto di vista musicale. Variegato il menù tra primi piatti, piadine e diverse specialità. Come novità 2024, gli organizzatori hanno pensato non ad un solo dolce fritto, ma ben due. Quest'anno, a differenza di altri anni, abbiamo cambiato il dolce, che anziché gelato fritto o quant'altro, quest'anno abbiamo fatto delle mezzalune e dei nastrini, che poi vengono confezionati con marmellata, cioccolato, eccetera. Lungo il tragitto che porta praticamente da Via della Tombaccia alla pista polivalente dove si concentra la manifestazione, lungo il percorso ci saranno bancherelle, poi ci saranno delle attrazioni per i bimbi nell'angolo verde con gonfiabili, giostre, eccetera. Il programma completo è visibile sulle pagine social dell'associazione.